È cominciata questa mattina, domenica 28 marzo, al campo fiera di Godega Sant'Urbano, la giornata di sperimentazione delle vaccinazioni ad accesso libero, il cui ordinamento dipendeva dal mese di nascita, in questo turno relativo alla classe 1936. Circa 4.700 le persone convocate nei tre punti vaccini dell'URSS 2 Marca Trevigiana. Presente anche il presidente del Veneto Luca Zaia, venuto personalmente a controllare la fattibilità di questo progetto. Il sistema funziona con qualsiasi cifra, diluiamo in mesi e eventualmente per giorni interi. Questo permette di fare degli annunci e portare i cittadini anche a computer non funzionanti. Lo replichiamo quindi? Assolutamente sì, questo è un modello che abbiamo voluto testare qui. E conosciamo la nostra capacità vaccinale, conosciamo la coorte, cioè conosciamo il target dei cittadini per quel mese di nascita e quindi possiamo replicarlo per qualsiasi anno di nascita. Allora, qui abbiamo fatto classe 1936, questa provincia in particolar modo ha 5.000, sappiamo quanti sono di ogni mese, ad esempio gennaio 1936, provincia di Treviso sono 111 e noi sappiamo che abbiamo una capacità vaccinale per loro, la prima ora di 111. Quindi ogni ora cambia il mese. Oggi ha funzionato, quindi i miei complimenti a tutto lo staff di vaccinatori, di programmatori. Abbiamo schierato una decina di ingegneri gestionali per le nostre vaccinazioni. Impegnato fin da questa mattina nell'anamnesi dei pazienti, anche il direttore generale dell'URSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, che si è detto soddisfatto dell'andamento della prima parte della giornata. Sicuramente è una giornata importante, devo dire sono soddisfatto che sta funzionando, l'organizzazione è direi perfetta, sono stati bravissimi la Protezione Civile, i sindaci che ci hanno dato una mano e anche voi della stampa che avete fatto una grande pubblicità. Questo ci ha aiutato molto perché le persone stanno arrivando, il flusso proprio perché è fatto per mese non è così imponente, quindi le persone non aspettano tanto e per noi questo è significativo. Sicuramente oggi ha funzionato, io credo che per le persone over 80 questo possa funzionare perché dà il modo loro di non stare troppo in coda e quindi di conseguenza di avere la vaccinazione velocemente. Pressoché nulle le code e i tempi di attesa, grazie anche al supporto dell'amministrazione comunale, del gruppo Alpini e della Protezione Civile. Noi abbiamo messo a disposizione, come vedete, i nostri spazi, quindi i nostri padiglioni fieristici e anche tutto l'annesso spazio per il parcheggio. Quindi in un'ottica di collaborazione, perché è fondamentale la collaborazione in questi casi, noi abbiamo messo a disposizione tutto questo all'azienda sanitaria in modo tale da gestire al meglio le operazioni di vaccinazione. Oggi è la prima volta che viene testato questo sistema, quindi una classe di nascita e un orario corrispondente al mese di nascita. Al momento sta funzionando molto bene, quindi speriamo che questa sperimentazione possa diventare una soluzione magari adottata anche in altre occasioni, in altre situazioni. Poi ovviamente non spetta a noi deciderlo, spetterà ad altri, però al momento questa sperimentazione, diciamo, sta funzionando molto bene. Un test che viene sperimentato per la prima volta in Italia proprio nei territori dell'URSS 2, che sembra aver portato risultati migliori rispetto alle modalità sperimentate finora.